Lei ha conosciuto, oltre a Giuseppe Calò, ha conosciuto altri appartenenti alla famiglia di Porta Nuova? Sì, signore. Conosci? Chi, per esempio? Franco Scrima, Cangemi, Salvatore, Nunzio La Mattina, Spataro Tommaso. Senta, anche Tommaso Buscetta faceva parte del mandamento, sì, di Porta Nuova. Buscetta Tommaso, l'ho detto, che faceva parte della... Che rapporti aveva con Calò? Guardi, io con Buscetta ci sono stato in galera nel periodo del 76 fino al 78, quando sono partiti, che hanno messo la legge del generale Gallabetto della Chiesa e fecero i famosi carceri speciali. È partito il primo detenuto che è partito da Palermo, è stato lui insieme a Turatello, Faccia d'Angelo, il milanese. I rapporti che c'erano tra Calò e il Buscetta, diciamo, erano quelli che in un primo momento c'era un grosso rispetto, anche perché sono, diciamo, Buscetta è stato quello che ha fatto combinare, che ha fatto entrare in Cosa Nostra, diciamo, a Pippo Calò. Però il Pippo Calò, insomma, negli ultimi tempi, almeno quando eravamo in galera, si parlava che il Pippo Calò, insomma, è una persona, diciamo, buona, insomma, si può dire fragile, non è un uomo che poteva, diciamo, stare in quella posizione in cui era. Quindi, diciamo, io mi ricordo, anche se tanti non si ricordano, che Tommaso Spataro, che allora aveva una funzione molto importante nella famiglia di Porta Nuova, quando uscì di in galera andò da Buscetta, l'ha salutato, c'erano persone che tutti i giorni andavano a colloquio da Buscetta, perché quello era un periodo in cui con facilità si entrava nelle carceri a fare dei colloqui. E c'era, diciamo, Salvatore Inzirillo, che era figlioccio di Buscetta. E quindi si parlava che quando usciva, diciamo, Buscetta sicuramente avrebbe, diciamo, preso il posto del Pippo Calò. E mi ricordo una volta che ci venne a trovare nel carcere anche Rosario Riccobono, che era latitante, a me, diciamo, al genero, a Michelizzi Michele e a questo Buscetta. E mi ricordo che si appartarono un pochettino, perché abbiamo fatto, no, il colloquio, diciamo, dove lo fanno tutti, ma noi, insomma, ci vedevamo dove tengono gli archivi, diciamo, dei carceri, tutti i libri, insomma, nei vari anni. E quindi il Riccobono ci diceva a Buscetta che aspettava che usciva lui per litigarsi, diciamo, chi vedano, insomma, perché Buscetta, oltretutto, diciamo, vabbè che dopo ha collaborato e quindi tante cose, insomma, uno perde, insomma, nell'aspetto dell'uomo, ma il Buscetta era una persona che, diciamo, aveva un carattere forte, aveva una dialettica molto bella, quindi i rapporti erano questo, che magari Buscetta si ricordava, diciamo, che il Calò l'ha cresciuto, lo chiamava padrino, eccetera eccetera, però dopo arrivarono a un punto che, per motivi, diciamo, di comando, diciamo, il Calò soffriva di questa prossima, diciamo, uscita del Buscetta, tanto che mi ricordo io che ho tenuto un pochettino, diciamo, a casa mia alla moglie brasiliana che c'è il Buscetta, e Riccobono è venuto completamente dentro il carcere per dirmi che il signor Calò si era, diciamo, offeso, risentito, nel senso, dici, ma come mai tu ospiti alla moglie di Buscetta? Ma io l'ho fatto semplicemente per un fattore umano e non per altri motivi. Dice, perché noi della famiglia di Porta Nuova non siamo in condizione di darci la villa. Però era tutto un discorso che volevano, diciamo, che Buscetta, diciamo, trattasse male, diciamo, a questa ragazza, o stava male, e quindi con la speranza, diciamo, che Buscetta, uscendo, si poteva, diciamo, congiungere con la vecchia moglie per entrare in tutti gli effetti, diciamo, nei ranghi di Cosa Nostra. Quindi io non l'ho capito questo discorso, quindi per fare una cosa buona,
mi sono trovato, diciamo, a Riccobono, che mi è venuto a fare il colloquio dentro il carcere e mi ha rimproverato, dice: ma come mai, dice, tu, dice, ti permette, dice, a tenere, dice, quelli non hanno possibilità di poterci dare ospitalità a una donna e a due bambini. E io dopo pochissimi giorni ho dovuto far andare, diciamo, alla moglie, però l'ho fatta andare, diciamo, all'Hotel Palace che c'è a Mondello, che è un albergo bellissimo, insomma. Senta, lei ha già accennato al fatto che Calò viveva a Roma, ha vissuto a Roma. Ci può dire, per quanto le risulta, in quale periodo ha vissuto? Guardi, a Roma? Precisamente Calò se ne viene a Roma, credo intorno a 70-71, perché lui viene implicato completamente da Leonardo Vitale e per alcuni fatti, insomma, che questo, perché il vero, questo Leonardo Vitale fu il primo collaboratore che non è stato creduto, anzi, che l'hanno chiuso al manicomio, è stato condannato lui, insomma, in cui il Pippo Calò, grazie alle sue amicizie che aveva a Palermo, dopo 40 giorni esce per associazione per un sequestro di Cassina, quindi siamo nel 71, e di là subito se ne va, insomma, noi tutti sapevamo che era a Roma. Quindi io parlo 71, 70, 72, insomma, non posso essere preciso, insomma, a mese, perché sono cose di 20 anni fa, insomma, però è quello il periodo. Dal 70, 71 il Pippo Calò è a Roma. Lui, lei lo conosceva personalmente? Sì, signore. Sì. Quando è andato a Roma già lo conosceva? Sì, signore. Quindi era cosa saputa da tutti, sì, i componenti? Tutta cosa nostra sapeva che Pippo Calò era a Roma, però Pippo Calò quando voleva venire a Palermo, veniva a Palermo, non è, insomma, che era una persona che si camuffava molto bene, insomma, soltanto che ufficialmente aveva, insomma, per un certo periodo, diciamo, la residenza a Roma e dopo anche da latitante, insomma. Quindi lui, quando diventa capomandamento, è già... Sì, lui è a Roma, sì. Si trova già a Roma. Ma continuava a interessarsi degli affari della Sicilia, diciamo? Continuava a esercitare di fatto questo suo potere di capomandamento, oppure ma, no? Sì, signore. Ma guardi, c'è Antonio Salamone che si trova in Brasile ed è capomandamento e esercita la sua funzione nel mandamento di San Giuseppe Iato, anche se diciamo che delega o in qualche modo subentra il Brusca. Il Pippo Bono è capomandamento di un paesino, insomma, ed è a Milano, però esercita sempre la sua, insomma, missione di capomandamento. Riccobono per un certo periodo è a Napoli, però ha la sua funzione di capomandamento, cioè le persone o erano partiti o erano arrestate, e il potere però era l'unica cosa che non perdevano la vita e non certamente il potere, perché delegavano, ma oltre, diciamo, a delegare avevano i sostituti, ma la cosa che hanno così diciamo inventata bella per loro era delegare, perché c'erano personaggi per non dare, diciamo, potere ai componenti delle stesse famiglie dello stesso mandamento, delegavano ad altri capimandamenti, e quindi anche se ne stavano, però erano avvisati di quello che si doveva fare, e loro allora delegavano a, per esempio, a Michele Greco, a Gaetano Badalamente, a Salvatore Rina, e quindi ero uguale.